I confini della telemedicina si stanno sempre più estendendo e sono arrivati anche alle aree specialistiche o super specialistiche. E ne è un bellissimo esempio il progetto WellCare, sostenuto da Novartis, che è iniziato in ematologia e che adesso sta arrivando anche ad altre patologie. Noi facciamo il punto su questo progetto e sulle altre attività col dottor Luigi Boano, General Manager di Novartis Oncology. Buongiorno, dottor Boano, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parlavamo di WellCare, l'avete iniziato un anno fa in piena pandemia, pensando alle ematologie, pensando a una tipologia di farmaci piuttosto particolare. Ecco, vorrei che ci raccontasse un pochettino questo tipo di esperienza, com'è andata e anche, diciamo così, quello che avete imparato da questo progetto. Sì, Prego. grazie. WellCare era nato e sviluppato già in precedenza, ha visto la sua nascita e il suo avvio proprio esattamente un anno fa. A giugno dell'anno scorso, nel contesto della gestione dei pazienti con linfoma, quindi stiamo parlando appunto di ematologia, proprio per indirizzare e gestire questi pazienti verso la terapia con CAR-T. Quello che abbiamo imparato, beh, sicuramente l'accettazione è stata decisamente ampia e positiva. Questo perché ha consentito di poter mettere in relazione i centri che seguivano il paziente con i centri dove poi era possibile effettuare questa terapia, aiutando quindi gli specialisti nella selezione dei pazienti destinati a tale terapia, dare la possibilità di avere un dialogo continuo tra il paziente tra il medico che seguiva il paziente in prima istanza e il medico che poi somministrava la terapia. Quindi l'accettazione è stata sicuramente positiva ed ha suscitato grande interesse. Quindi un sistema medico-medico, il paziente per la tipologia di farmaci non viene coinvolto, come penso sia anche giusto. Adesso l'avete deciso di estendere anche ad altre patologie oncologiche. Quali sono e perché avete fatto questo tipo di scelta? Questa esperienza positiva è stata ripensata, riadattata, focalizzata su altre patologie ematologiche, quali la policitemia vera, la mielofibrosi, la mastocitosi, perché prima di tutto è importante avere anche una piattaforma comune tra queste patologie. Nel contempo, basandoci appunto sull'esperienza maturata, è stato possibile traslare, questo per altre patologie, anche ai tumori solidi. E in particolar modo stiamo lavorando per dare e fornire un servizio nel breast cancer e nel melanoma. Ovviamente la piattaforma è una piattaforma assolutamente flessibile, perché viene adattata sulla singola patologia e ovviamente consente, oltre al dialogo tra clinico e clinico, ovviamente anche il dialogo tra clinico e paziente. Ecco, questo tipo particolare di telemedicina si chiama teleconsulto. Ecco, come si inserisce nel patient journey, quindi nel viaggio del paziente, diciamo così, nel percorso del paziente all'interno della sua malattia? Che ruolo ha? Ovviamente, nel percorso della gestione del paziente, i pazienti ematologici, i pazienti oncologici vengono seguiti e monitorati in modo molto stretto, ovviamente. Quindi il paziente in strutture diverse, al di là del centro dove viene seguito, si sottopone a una serie di esami, di analisi cliniche e quant'altro. Attraverso queste piattaforme è possibile per il paziente condividere in modo efficace ed efficiente tutti i dati clinici, gli esami che ha a disposizione, quindi tenere aggiornato il clinico e fare in modo che questi dati, questa messe di dati, entrino a far parte della sua cartella clinica e siano gestiti in modo adeguato da parte del clinico. Senta, volevo chiedere qual è stata la reazione dei medici nei confronti di questa tecnologia, perché appunto la telemedicina, per affermarsi, richiede di poter superare almeno tre barriere, che sono quella tecnologica, quella
quella culturale e quella organizzativa, burocratico-organizzativa. Ecco, i medici l'hanno superati bene tutte e tre questi ostacoli, si sono adeguati bene a questi nuovi strumenti, oppure è stata necessaria una fase appunto di training, di introduzione, e che ruolo ha avuto eventualmente Novartis in questa fase? Beh, sicuramente è un percorso. Come sempre accade in questa tipologia, di attività e di sviluppi, occorre sicuramente dare tempo e quindi sviluppare dei training, personalizzati, sviluppare dei percorsi e dare modo di provare esattamente le cose. D'altronde c'era una necessità veramente importante perché il medico si è trovato in una fase di emergenza a gestire dei teleconsulti con i banali, semplici strumenti che tutti noi abbiamo a disposizione. In sanità questo non basta, occorrono degli strumenti più sofisticati per scambiare molti più dati, immagini e quant'altro, ma dall'altro lato avere un altissimo livello di sicurezza. È chiaro che abbiamo anche dovuto superare degli ostacoli burocratici, perché la parte burocratica va al di là del singolo medico, va affrontata con i gestori dell'ospedale, i responsabili anche amministrativi dell'ospedale stesso. Sicuramente questa è una parte decisamente complessa che richiede molti sforzi, richiede molta energia per poter raggiungere l'obiettivo. Bene, è stato molto chiaro. Senta, per finire, come si inserisce questo tipo di attività nell'offerta di valore di Novartis nei confronti del sistema? Insomma, da produttore di farmaci state diventando anche erogatori di tecnologie, oppure appunto è un'offerta complessiva che deve essere presa in considerazione dal nostro Servizio Sanitario Nazionale? Beh, diciamo come Novartis in oncologia siamo sicuramente un'azienda leader con dei farmaci assolutamente all'avanguardia, farmaci innovativi. Quindi sempre di più dobbiamo cercare di non solo fornire il farmaco, ma corredare il farmaco da tutta una serie di servizi, e la telemedicina è un servizio assolutamente centrale, utile al clinico, ma con una ricaduta assolutamente positiva per il paziente. Non solo, ma anche avere altre tipologie di servizio, tipo progettualità legate alla diagnostica, proprio perché l'approccio è fornire diciamo, un farmaco, ma anche dei servizi che consentano al clinico di poter espletare al meglio il proprio lavoro con una ricaduta assolutamente positiva sui pazienti stessi. Bene, grazie dottor Boano, complimenti per quello che state facendo e direi ci aggiorniamo più avanti per sapere un po' l'evoluzione del progetto. Grazie ancora. Grazie e buon pomeriggio.